Creare un osservatorio permanente sul fenomeno dei senza dimora permette al sistema la capacità di attrarre risorse e strumenti efficaci. E questo l'obiettivo che si è data la città metropolitana di Torino, che da tempo dedica un'attenzione particolare alle povertà estreme e che di recente ha aderito al protocollo d'intesa promosso dalla prefettura per dar vita a un piano integrato di sostegno alle persone senza dimora. L'impegno è quello di uscire dalle logiche emergenziali per creare dei percorsi inclusivi che non si limitino a coprire i bisogni essenziali, ma consentano di creare nuove opportunità di integrazione. Sul territorio metropolitano il fenomeno dei senza dimora è spesso strettamente legato all'emergenza abitativa ed è in questa logica che la città metropolitana ha destinato a progetti di housing sociali 20 milioni del PNRR. Di tutto questo si è parlato nella mattinata del 12 maggio in occasione del convegno Le povertà nel territorio metropolitano, strategie e risorse per conoscerle e affrontarle. Durante l'incontro è stata presentata una ricerca, frutto di un accordo fra la città metropolitana e il Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino, che approfondisce un percorso di indagine iniziato nel 2017 per avere una fotografia di chi sono e quanti sono i senza dimora sul territorio metropolitano al di fuori del capoluogo. Questa ricerca in realtà è il terzo step di un lavoro che è iniziato nel 2017, è iniziato con la ricostruzione dell'esistente, di quello che si fa per i senza dimora sui territori metropolitani, quindi con la mappatura delle strutture e dei servizi e con il censimento delle persone in carico a queste strutture, a questi servizi, quindi delle persone senza dimora. Abbiamo fatto poi un secondo step nel 2018 dove siamo andati a ricostruire i meccanismi di governance del fenomeno sui territori metropolitani e i profili d'utenza ricorrenti. Avevamo censito circa 661 persone in carico a 101 strutture con 36 uffici di servizio sociale con area appositamente dedicata alla grave marginalità adulta. Chi sono? Sono più che altro persone che rientrano nella cosiddetta secondaria homelessness, quindi sono persone che sono tendenzialmente inserite in società, nella maggior parte con una vita, come ci dicono gli operatori, tendenzialmente normale, che a causa di una serie di eventi concatenati entrano nel forte disagio abitativo. C'è anche una percentuale abbastanza residuale di persone senza dimora vere e proprie, quelle in profilo classico, e poi abbiamo invece delle persone che sono conosciute ai servizi che hanno, come ci dicono gli operatori, delle fragilità pregresse, che quindi hanno problemi con l'abitazione, quindi spesso finiscono anche a vivere per strada, ma sono tendenzialmente in carico ai servizi. Si parte dal fatto che abbiamo pochi dati. Il tema dell'homelessness è un tema che richiama un fenomeno molto nascosto. Naturalmente vediamo persone per strada, questa è la parte più visibile del fenomeno. Quindi ci servono più dati. I dati non devono essere semplicemente dati rilevati come nelle ricerche one point, no? Nella notte tale si vanno a contare i senza dimora presenti nelle strutture oppure in centri di accoglienza, ma deve essere una rilevazione sistematica e quindi su appunto commessa della città metropolitana la nostra ricerca si è occupata di questo, di fare una ricercazione con gli operatori dei servizi, dei consorsi, su come ottimizzare le informazioni che in parte già ci sono, non è che manchino, però il vero nodo oggi è quello di mettere in condivisione le informazioni. Ecco, gli operatori da questo punto di vista che cosa hanno chiesto? Quali sono le loro criticità? E che c'è un bisogno di formazione, non tanto la formazione all'uso dello strumento informatico, una formazione per esempio che parta dal linguaggio, cioè appunto oggi noi che cosa intendiamo per persona homeless. L'homelessness è una situazione che riguarda appunto i senza tetto, naturalmente i senza casa, ma anche persone in cosiddetta secondaria homelessness, cioè quindi persone che magari un tetto ce l'hanno ma è un tetto inadeguato e insicuro.